San Giorgio a Cremano come San Giorgio a Cremano come San Gregorio Armeno. Una strada, tanti presepi e l'iniziativa realizzata dai commercianti di via Salvator Rosa, che fra idee regalo e addobbi natalizi hanno allestito le loro vetrine con mangiatoia, capanne e pastori per far rivivere in modo originale la nascita di Gesù. Il progetto è stato illustrato a giornalisti e cittadini nel corso di una conferenza che si è tenuta al Cinema Flaminio. Oltre a Sergio Landolfi, ideatore della manifestazione e titolare della farmacia in via Salvator Rosa, all'incontro ha partecipato fra gli altri Maria Elena Sassone, assessore allo sviluppo economico del comune. L'amministrazione, guidata dal sindaco Domenico Giorgiano, ha infatti subito sposato con entusiasmo la singolare iniziativa, che ha ricevuto anche l'appoggio del Lions Club di San Giorgio a Cremano. È una scommessa vinta che però doveva crescere ancora. Siamo tutti entusiasti di questo progetto che c'è stato qui su via Salvator Rosa dei Presepi. Vedo le persone che scendono dalle case, dai palazzi. Mi hanno detto, io ho tirato giù un presepe che tenevo in cantina, non lo prendevo da 10 anni, l'ho messo in casa perché mi è venuta voglia di fare un presepe anche in casa mia. È un'iniziativa bellissima che vede coinvolti tutti questi ragazzi che stanno arrivando dalle scuole. È un progetto che si svilupperà nel futuro. E disegni, nella giornata o di ieri mi sono arrivati 105 disegni, considerando che il disegno è fatto da classe, sono 105 classi di scuole che hanno partecipato. Un successo enorme anche a livello scolastico da parte dei dirigenti scolastici che con entusiasmo hanno partecipato a questa iniziativa. Tutti i negozi hanno affissi alle vetrine i disegni dei bambini che non sanno neanche dove si trovano, quindi questi ragazzini gireranno tutta via Salvator Rosa, visiteranno così i vari presepi anche alla ricerca del loro disegno. Poi voi giornalisti deciderete il disegno più meritevole, già stiamo pensando a un regalo che possa andare bene all'attività didattica, ci stiamo lavorando sopra anche a questo progetto. Una pezzetta ciccia in un bello capone, anguilla miscato con l'uva bitone, castagnero prevet, noce nucel, salate rinforzo con l'osso samiel. Dal giorno dell'inaugurazione, lo scorso 7 dicembre, numerosi i cittadini, non soltanto sangiorgesi, che continuano a visitare i negozi. Tanti gli scatti fotografici e i pensieri sul presepe trascritti su un apposito registro, presente in ogni esercizio commerciale. In esposizione anche i disegni fatti dagli studenti delle scuole d'Orso, Marconi, Rodari e Don Milani, che in una 2 giorni organizzata proprio per loro hanno assistito alle lezioni pratiche sull'arte presepiale napoletana, tenute dai maestri di San Gregorio Armeno. Mai la stella lustra e bella se vedete na così, e a chi un lucente. Per l'occasione, allievi e insegnanti accompagnati da alcune hostess hanno seguito un percorso lungo la strada del villaggio corsicato per ammirare i vari presepi e i numerosi disegni in mostra.
questa mattina a via Salvatore Rossi, San Giorgio Cremano, ci sono i bambini delle scuole medie impegnati a vedere come si costruisce un presepe con l'aiuto di artigiani di San Gregorio Armeno. Quindi una mattinata dedicata a loro per ricordare questa tradizione. Ma innanzitutto bisogna dire che via Salvatore Rossi quest'anno per la prima volta è stata coinvolta dai commercianti in una bellissima gara, quella dei presepi. Ognuno ha mostrato in vetrina un presepe e per ricordare la tradizione e per poter unire maggiormente il territorio alle proprie capacità, quelle artistiche. Questo presepe che vediamo e che sta qui alle mie spalle, bellissimo, è di un artigiano, Michele Borrelli, che con grande passione ha costruito questa dimensione completa di un paesaggio, di un villaggio, quello che effettivamente poi nelle epoche passate, nel Settecento, hanno rappresentato un'aggiunta alla formazione primordiale che era quella della capanna. Quindi non solo più la capanna con la nascita di Gesù, ma innanzitutto tutto un contesto, tutta la comunità attorno a questo evento. Così anche a San Giorgio la comunità si è mossa per far conoscere ai bambini queste cose stupende, bellissime, per poterle trasferire a loro. Ma ringraziamo Michele Borrelli, veramente una persona in gamba, un grande artista. Per tutta la durata dell'evento, che terminerà il 6 gennaio, chi farà shopping nei negozi di via Salvatore Rosa potrà usufruire di particolari sconti e ricevere simpatici omaggi. Il giorno dell'Epifania, inoltre, la Befana Comunale darà ai bambini dei regali e saranno premiati i vincitori di tutti i concorsi. Il presepe più caratteristico eletto da una commissione di esperti. La frase più significativa scelta da una giuria di dirigenti scolastici e docenti, il disegno più meritevole selezionato da un gruppo di giornalisti. Non c'erano nemici alla terra, la pecora pasceva con i capretto se vedete voglio guarda pazzea. Ragazzi, una strada tanti presepi, tanti presepi.